Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Non è proprio un episodio, è un tutorial, il tutorial di Hey Monster. Oggi, visto che me l'avete chiesto in tanti, devo ammettere che effettivamente siete stati abbastanza lagnosi, vi accontento. Io mi ero un po' rotto le scatole di fare tutorial perché volevo che insomma andare avanti con il gioco, però effettivamente me l'avete chiesto in tanti, quindi ve lo faccio questo tutorial, così molti più ancora più gente potrà giocare, perché questo tutorial vi aiuterà a giocare a Hey Monster sul vostro computer. Quindi per tutti coloro che hanno un cellulare di merda, un tablet che non funziona, una merda, un'altra merda, potranno giocare tranquillamente dal loro PC, e vi posso garantire, ragazzi, che non avete bisogno di super PC come magari nuovi giochi super grafici, ma vi basterà anche una piccola cosa, anche un piccolo PC, insomma riuscirete a giocarci. Ma cominciamo subito, non ci perdiamo in tante chiacchiere. Per prima cosa dobbiamo andare sul nostro browser, io utilizzo Google Chrome per comodità, e dobbiamo cercare Nox App Player. Ok, allora andiamo su questo, che è un emulatore. Yes, il primo, questo qua. Il sito è bignox.com, quindi se cercate Nox App Player su Google, tanto ormai l'inglese è andato a farsi fottere, spero che la mia professoressa d'inglese non veda questo video. In ogni caso, andate qui sopra e scaricate la versione che più vi si addice. Insomma, se avete un Mac scaricate la Mac version, se avete un Windows scaricate, come sto scaricando io, la versione normale per Windows. Sono 280 MB, quindi dovremo attendere un attimino prima di poterci prima di poterci andare avanti, anche se io ho la super 50 mega, però voglio dire 30 secondi di minchiate ve le risparmio. Ok ragazzi, benissimo, abbiamo terminato anche il download del nostro software, del nostro Nox, quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Andiamo sulla cartella download, di solito ve lo scarica lì, altrimenti ragazzi vedete dove ve l'ha scaricato, cercate sul vostro computerino, cioè voglio dire, non mi stracciate la minchia pure a ma. Allora, avviate il nostro installer, è molto semplice. Seguiamo l'installazione, accettate ovviamente, seguiamo l'installazione. Allora, io la seguo con voi perché potrebbero esserci delle opzioni che non mi ricordo da dover impostare, anche se effettivamente non mi ricordo di aver avuto particolari difficoltà. Quindi un attimo di pazienza, seguiamo insieme questa barra di installazione e andiamo avanti. Ok, è terminata l'installazione, quindi andiamo sul pulsante Start, semplicemente, dai, e vi parte il caricamento di questo di Nox App Player. Ora vedremo insieme anche qualche piccola impostazione che vi potrebbe essere utile per utilizzarlo. Next, got it. Ok, e ora avete la vostra installazione pulita di Nox App Player. A questo punto non avete neanche bisogno di dover utilizzare il che cazzo sei tu? Oh, interessante, sì, vabbè, ESC. Non avete neanche bisogno di utilizzare il tutorial che ho fatto precedentemente per scaricare l'update attraverso quell'app, sarebbe APK Pure, non vi serve. Voi andate direttamente sull'Android Store, che sarebbe qua il Play Store, dovete entrare col vostro account normale, quindi ora faccio il login. Quindi cliccate su Existing, inserite i vostri dati, non ve li faccio vedere, e poi vi faccio vedere che cosa c'è da fare. Ok, nel mio caso, che ho abilitato la doppia protezione, quindi mi deve arrivare il messaggio sul cellulare, dice una cosa di questo tipo: could sign in, to access your account you must sign in on the web, touch next to start browser sign in. E quindi in questo modo abbiamo bisogno di aprire il browser all'interno del nostro Nox App Player per poter andare avanti. In ogni caso ragazzi, questa è una cosa particolare, la cosa più difficile che potreste incontrare per tutto il tutorial, e se avete impostato la doppia autenticazione sul vostro account di Gmail, penso che sappiate come utilizzarla, altrimenti se non sapete come farlo, disattivate la doppia autenticazione e vi autenticate normalmente. Per tutti gli altri questi passaggi non saranno necessari, quindi ve li salto.
Ok, dopo che vi ha accettato le credenziali, vi chiederà per i Google Service se volete fare il backup e restore e mantenervi aggiornati sulle comunicazioni. Ragazzi, io ho disattivato tutti e due e quindi procediamo oltre. Ok, non gliela metto la spunta perché non voglio rotture di coglioni, quindi procediamo e facciamo accept. A questo punto siamo sul nostro Play Store ed è lo stesso Play Store che abbiamo sul nostro cellulare. Infatti, vedete, c'è il mio bel faccino. E quindi possiamo tranquillamente andare e cercare Hey Monster. Eccolo qua, eccolo qui, Early Access addirittura. Clicchiamo su Hey Monster, Monster Park Unreleased e facciamo Install Accept, quindi come si sì, vabbè, download come se ci fosse il wifi, tanto stiamo su un computer, quindi o c'è il wifi o c'è il cavo LAN, va benissimo, non siamo di sicuro in 3G. E ora dobbiamo attendere che ci scarichi 420 mega di gioco, dannazione. E ok, siamo arrivati ad averlo scaricato, l'ha installato e addirittura ora possiamo aprirlo open. In questo modo abbiamo praticamente abilitato, installato e funziona correttamente. Ve lo faccio vedere, aspettate un attimo, che devo verificare il volume. Sì, no, non dovreste avere problemi di volume, vediamo un attimo, eh. Ok, ho abbassato un attimo il volume del background, della canzone in background, altrimenti non capivate un cazzo. Effettivamente, cioè, scusatemi per qualche secondo, insomma, in cui c'era il volume alto, però me ne sono accorto in tempo. Detto questo, ora entro nel gioco, vi fa i soliti aggiornamenti e tutto, e vi faccio vedere che funziona regolarmente. Anzi, io dovrei dovrebbe essere arrivato il momento di prendere, mi sa, lo shiny golem. Vediamo un attimo se per caso me lo fa prendere, o se ho perso, bestemmio, come sì, l'ho perso. L'ho perso la bestemmia in tutte le lingue del mondo. Ok, una bestemmia in diretta, ragazzi. Fa sempre piacere, ma vaffanculo, va porca di quella zozza schifosa, maledetto, ho perso lo shiny golem. Però in compenso ho preso l'ultima cassa del 28° giorno. Bene così. Ora vi voglio, esco un attimo da Hey Monster perché vi voglio far vedere alcune impostazioni che vi possono essere utili. Perché c'ho schermata? Che cazzo succede? Oh, dannazione, non mi è mai successa una cosa del genere. Oh my god. Ok, rieccomi, sono di nuovo attivo. Allora, se andate in alto, vedete su questa rotellina qui in alto a destra, ma che palle sta pallina? Potete andare a impostare alcune cose che io vi consiglio. Allora, se volete potete cambiare la lingua in italiano, non c'è quindi la lingua, a meno che non preferite il cinese, il giargianese, il francese, il portoghese, lasciate l'inglese. Dopodiché, se andate in advanced, e mettete performance settings, io vi consiglio di mettere high, perché così è come se aveste un dispositivo ad altissime prestazioni, così i giochi non vi laggano. Potete utilizzare questo emulatore per qualsiasi tipo di gioco. Infatti, vedete, con height vi simula come se voi aveste 4 CPU e 2 giga di RAM, mentre con middle 2 CPU 1 giga e mezzo, con low una merda. Quindi mettete height. Io utilizzo tablet settings, tablet, di solito a 1920x1080, ma questa è una cosa prettamente a vostra discrezione, scegliete voi che cosa fare. Dopodiché, Graphics Rendering Mode, avendo una GeForce, posso utilizzare Compatible OpenGL, quindi vi consiglio di mantenere questo. Per quanto riguarda il resto, non me ne è fatto un cazzo, almeno sono cose che io non utilizzo, quindi poi scegliete voi, insomma, se vale la pena farlo o non farlo. In ogni caso, ogni volta che fate un cambiamento di impostazioni dovete salvare e riavviare il vostro emulatore. Questo è un emulatore, ragazzi, potete giocare a tutte le applicazioni che trovate per Android. Questo è un emulatore per Android, quindi vi fate il cazzo che vi pare. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Allora, se andate qui, se volete disinstallare qualcosa, andate in settings. Allora, innanzitutto i tasti, quelli del dispositivo mobile, si trovano qui in basso a destra, quindi la freccetta per tornare indietro, che ci fa chiudere le applicazioni, questo che ci manda in home, quindi ci chiude qualsiasi cosa, vedete in basso a destra, e poi l'ultimo, che è quello che ci mette, diciamo, tutte le applicazioni a finestra. E quindi possiamo scegliere se chiuderle. Per chiudere dovete trascinarle verso il basso, ok? Quindi vi sto dicendo alcune cose che mi hanno fatto un attimo ingrippare, ma ve le dico così non avete problemi. E poi c'è sto rotto in culo.
Ecco, ora vi dico come si fa. Come si fa a togliere queste maledette notifiche? Allora andate, non qui, andate in settings. Hai rotto le palle. E andate in sound. Dopodiché mettete default notification sound. No, bugia, scherzavo. Digital dial pad touch tones, no. Touch sounds, no. Screen lock sound, no. Dopodiché phone ringtone, no. Ok, abbiamo tolto tutti i volumi, se non ricordo male, sì, se non ricordo male. Addirittura ragazzi, qui avete un dispositivo come se fosse routato, quindi con i poteri da super user. Se non sapete cos'è, fate finta che io non abbia detto niente. Dovrei averle tolte le notifiche, non mi dovrebbero più rompere le palle. Ok. Penso che sia tutto ragazzi per oggi. Non mi viene nient'altro in mente da farvi vedere. Ah, se volete installare delle applicazioni da file esterno, cioè se avete un file APK, beh, non è oggetto di questo tutorial. Quindi se volete sapere come si fa e se siete abbastanza, quindi non voglio farlo come tutorial, però se siete veramente in tanti a chiedermelo, potrei farlo. Detto questo, scusate se oggi c'è stato un episodio di Monster un po' diverso dal solito e me l'avete richiesto, quindi l'ho fatto per voi, quindi molti di voi saranno contenti, qualcun altro un po' meno. Ci rifacciamo settimana prossima. Grazie per la visione, grazie per aver visto il video fin qui. Se ti è piaciuto, lascia un like, commentalo e soprattutto condividi per sostenere la serie. Se non ti è piaciuto, iscriviti al canale e commenta qualcos'altro, fai un like a qualcos'altro. Sostieni sto canale, per piacere, per piacere. In ogni caso, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag emulatore Paua, emulatore Paua. Un saluto Shaxian a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio. Buona visione, anzi, buona settimana a tutti. Ciao.